posso dirlo. Allora, no, dai. Gene Gnocchi era destinatario delle se attenzioni. Se questa bocca potesse parlare. Guarda che potrei parlare anch'io, te lo dico. Provo a dirlo elegantemente. Vai, dillo, dillo. Gene Gnocchi era destinatario, ma lo è da sempre, essendo un uomo pieno di charme, sì, dell'attenzione, diciamo, di molte ragazze. Ah, è che pieno erano di charme? Beh, insomma, sì. Ah, no, scusa, mi ero sfuggito. E c'era una ragazza in particolare che manifestava. Io la chiuderei qua, guarda. Siamo nel gossip. No, lui veniva in verità, veniva all'Isola dei Famosi perché voleva starmi vicino, facevamo insieme quelli che il calcio, voleva stare anche all'Isola dei Famosi, vero Gene? Assolutamente sì. Va bene, va. Diamola così che è meglio. Gene, hai qualche sondaggio? Sì, ho un sondaggio proprio su Pierluigi. Bene, vai. No, e volevo dire che tra l'altro 70 anni fa, non so se lo sapete, e dovremmo fare una puntata per questo, è stata inventata la calamita da frigo. Ah, no, non lo sapevo. Non lo sapevate? No. E dopo, l'anno dopo è stato inventato il frigo, è incredibile. Allora, io faccio non lo sapevate, ve lo dico io. Io faccio allora collezione delle calamite da frigo. Allora, il sondaggio è questo. Abbiamo chiesto all'Istituto Pagnoncelli, Anvedi come sbaglia Nando, abbiamo chiesto il 14 gennaio per Luigi Diaco sarà ospite a Citofonare Rai 2. Qual è la tua reazione? 30% ha detto sarà sicuramente una puntata bella, ma io col cavolo che la 32% ha detto ho sempre pensato che Diaco fosse perfetto come xilofonista nella band dell'Isola delle Rose. Non è male. E il 29% ha detto quindi è vero che gli ospiti vengono sorteggiati da un bambino bucato. L'1% ha detto sicuro che c'è ospite Diaco, così inizia a staccare la corrente e buttare la TV. Bene. Mi stupisco che ho un po' di tempo che Gene non ci tira fuori uno dei suoi sondaggi. Gene, ma non hai lavorato questa Gene, settimana? Gene, a parte che metti il cartello al contrario, sì, di Ventotene, veramente una vergogna. Ma non hai fatto nessun sondaggio questa settimana? Sì, ho fatto il sondaggio proprio che riguarda la giornata di oggi. Il sondaggio è la gara di sci interrompe la trasmissione Citofonare Rai 2. Cosa ne pensano gli italiani? Allora, il 40% ha detto, visto questo mix tra Citofonare Rai 2 e le gare di sci, chiamerei la trasmissione Scitofonare. A Roma già è Scitofonare. 31%, il 31% ha detto non so immaginare che tipo di infortuni avrebbe avuto Paola Perrego se avesse fatto la Siatrice. Veramente. Grazie. Il 28% ha detto lo sci è sempre stato il mio sport preferito, ora che interrompe Citofonare Rai 2 lo è ancora di più. Bene. L'1% ho sempre gli sci con me, infatti sono sci munito, ma tenga conto che sono generico. Lo so.